Buongiorno ragazzi, stamattina vado al parco Eguel e poi c'ho l'appuntamento per entrare all'interno della Sagrada Famiglia. Siccome ho pochissimo tempo, perché l'entrata è alle 12.45, sono già le 10.30, prenderò un Cabify, che è una specie di Uber. Ho dimenticato una cosa molto importante. In pratica, per entrare al parco Eguel devi prenotare con tempo per visitare la zona monumentale, ovviamente, mentre per la zona gratuita puoi entrare in qualsiasi momento. Siccome l'unico orario disponibile è alle 13, che va in conflitto con quella della Sagrada Famiglia, farò un giro per la parte, diciamo, gratuita del parco, che è sempre molto interessante, e poi faremo una visita alla casa di Gaudí all'interno del parco Eguel. Nuova casa di Gaudí, è aperto da una settimana circa e cercherò di entrare lì. Ciao ragazzi. Di ieri. Qui dentro Gaudí ha vissuto per circa 20 anni, poi si è trasferito all'interno della Sagrada Famiglia. Diciamo che come seconda casa non era male. Vi do una curiosità sulla casa di Gaudí. In pratica la casa di Gaudí non la disegnò Gaudí, ma fu disegnata da Francesco Berenguer, che era l'aiutante di Gaudí. Adesso facciamo un ultimo giro e poi ce ne andiamo alla Sagrada Famiglia. Prima il Cabify ci metteva un sacco, quindi ho preso un taxi. E adesso riprendo un taxi per andare alla Sagrada Famiglia, perché sono in ritardissimo e spero che mi fanno entrare. Sono arrivato alla Sagrada Famiglia, ho fatto il biglietto online, è costato 15 euro, c'è anche uno sconto se lo fai online e salti soprattutto la fila. Vi lascio il link ufficiale qui sotto. Vi do alcune curiosità sulla Sagrada Famiglia. La prima pietra fu collocata nel 1882, il 19 marzo, e non fu Gaudí ma Francesc de Paula Villar. Ci sono tantissime curiosità sulla Sagrada Famiglia, tra le più importanti ovviamente bisogna sapere che qui dentro per circa 15 anni ha vissuto Gaudí, fino a quando poi non morì investito da un tram. La Sagrada Famiglia si compone di 5 navate principali che compongono una croce latina. Le 5 navate principali hanno una lunghezza di 90 metri e le trasversali 60 metri. Attualmente non è ancora terminata. Secondo il progetto le 18 torri misureranno circa 90 metri e quella centrale 170 metri. A pensare che la girata di Siviglia per esempio è 105 metri, quindi sarà molto 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 alta. La Sagrada Famiglia è veramente unica e bisogna assolutamente vederla. Adesso andiamo al barrio gotico. Cioè, ci siamo stati ieri, però vorrei passeggiare tra le stradine del barrio gotico. Andiamo a prendere la metro. Dopo la Sagrada Famiglia andiamo al Magba. Adesso non so che esposizione c'è, però andiamo a vederlo almeno da fuori. Siamo arrivati. Alla fine siamo entrati all'interno del Macba. Credo che sia una delle cose da vedere a Barcellona. E se vi piace l'arte contemporanea vale la pena. Adesso siamo nel barrio gotico e facciamo un giro prima di salutarci per tornare in hotel. Nel centro del barrio gotico ci sono tre colonne romane del Tempio di Augusto e si trovano nella zona più alta della città. E qui fondarono la colonia romana.
vedere le colonne romane dovete andare nella strada Parais, Carrera de Parais. Molto semplice da raggiungere, si trova dietro la cattedrale. Adesso continuiamo la nostra passeggiata in direzione del mare. Quando venite a Barcellona vi consiglio assolutamente di venire nella zona del porto e di fare magari colazione, se riuscite, al Mare Magnum, che è un centro commerciale. C'è Starbucks e altri locali che hanno la vista mare ed è molto molto bello. Vi faccio vedere la zona e poi ci salutiamo. Torn down, full of aching, somehow our youth would take the blame, worn out. E così finisce il nostro tour a Barcellona in 2 giorni. È stato un po' un slow tour, possiamo dire. Sono andato un po' più lento del solito, però mi sono goduto la città. Non dimenticate di lasciare mi piace ed un commento sotto questo video e cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanellina per non perdere nessuna notifica. È gratuito e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao ragazzi!